Bene, un'altra puntata in questa settimana dedicata alle donne e all'Europa. E noi giriamo un po' per l'Italia e per l'Europa stessa, cercando di recuperare i contatti che abbiamo e soprattutto con persone molto dinamiche, con donne molto dinamiche. Abbiamo avuto un'intervista con Beatrice Covassi, quella con Graziella Catozza, una europrogettista. Abbiamo oggi ospite Luigia Caponi, che è anche lei un europrogettista, un'informatrice delle politiche europee e cofondatrice di NED, New European Dream. Poi ne parleremo nel dettaglio di che cosa si tratta. Ci siamo incontrate con Luigia, che ringraziamo per essere con noi, per averci concesso questa intervista, attraverso la Grazie a voi. rete, attraverso tutto il dinamismo che c'è nella comunità femminile, che cerca di portare avanti, insomma, quelli che sono i diritti paritari, che sembra sulla carta siano perfetti, in realtà abbiamo una certa discrepanza. Benvenuta Luigia, grazie per essere con noi. Allora, Grazie a voi per l'invito, grazie innanzitutto, Raffaella. come nasce questo tuo entusiasmo europeista? Va bene, innanzitutto nasce dagli studi universitari. Io ho fatto gli studi di diritto internazionale, poi l'ho un po' coltivato privatamente sempre, lavorando anche come consulente in varie regioni d'Italia, ma profondamente europeista io nasco, nel senso che per me, sinceramente, l'idea dello Stato-nazione è superabile, è superata. Tant'è vero che ho costruito un tavolo che si chiama Stati Uniti d'Europa, che è una vecchia formula che secondo me però è forse l'unico sogno che dobbiamo veramente realizzare in questo momento, e il Covid ci ha dimostrato che i singoli non fanno niente, mentre la squadra può reagire anche ad una pandemia come questa. E poi ho incontrato diversi soggetti, e da quando sono tornata nel mio territorio che è l'Abruzzo, ho cercato di lavorare con le associazioni del territorio per portare sia la cultura europea delle progettazioni nel territorio, sia i fondi, drenare fondi anche per il centro-sud. Portare la cultura dei progetti europei significa innanzitutto portare una cultura di pianificazione e di rispetto delle regole, perché progettare con i fondi diretti dell'Europa, vabbè, diamo per scontato, si sa, no? Che ci siano fondi diretti e fondi indiretti. I fondi diretti, cioè quelli gestiti direttamente da Bruxelles, impongono trasparenza, pianificazione e controllo. E questo per le nostre amministrazioni, per i piccoli comuni, per le piccole aziende, è sempre stato uno scoglio, però poi quando riescono si rendono conto della grandezza, dell'eco che può avere un progetto anche a livello solo di scambio di buone prassi, di aprire il territorio, la mente, il turismo, e vogliono tornare a partecipare. E quindi sono ormai 10 anni che cerchiamo di fare anche cultura del territorio. Poi io personalmente non mi limito alla mia regione, tu hai citato NED, perché io sono convinta che è tutto il centro-sud che deve lavorare insieme. Infatti, spiegaci Ned che visione ha di questa rete da creare, di costruzione di un'Europa, o meglio di un'Italia all'interno dell'Europa in maniera più dinamica, più partecipativa, più consapevole delle politiche europee, che cosa significano le politiche europee. Sai, NED intanto, ci tengo a dirlo, nasce sotto l'egida della parità perché ha due fondatori, me che sono una donna e Romeo Ciammaichella che è un uomo, e quindi nasce già con due gambe, insomma, belle, belle solide. Discutiamo sempre perché giustamente abbiamo due visioni, una femminile e una maschile, però troviamo l'accordo. È vero che poi in NED sono arrivati tanti zii e la supremazia numerica dei maschi però non fa la supremazia delle idee in realtà. NED nasce durante il lockdown, quindi è giovanissima perché è nata il 28 aprile. Nasce con l'idea di unire le professionalità e di aiutare gli enti del territorio del centro-sud in due modi: uno, internazionalizzando e rendendosi conto di come si muove il mondo. Infatti, io e te ci siamo incontrati in una call organizzata proprio durante il lockdown, quando la Polonia e la Turchia dichiararono la volontà di uscire dalla Convenzione di Istanbul, proprio per far capire, soprattutto ai ragazzi, perché NED in questo momento coinvolge 5 regioni e 400 ragazzi, soprattutto l'età media è 30-32 anni, che quello che succede in Polonia riguarda anche te in un mondo interconnesso. Quindi aprire
la mente ai problemi internazionali e dall'altra sempre questa volontà di fare education sui nostri territori per poter percepire i benefici di essere nell'Unione Europea. Poi tieni presente che quando siamo nati era il momento delle fake news in cui i sovranismi di destra cominciavano a dire l'Europa ci farà sprofondare, la pandemia sta dimostrando che i paesi, i cosiddetti paesi frugali ce l'hanno con noi, la Germania non ci aiuterà, cioè tutta questa serie di fake news a quale abbiamo sentito proprio la necessità di rispondere. Banalmente, se mio figlio può andare a studiare in Spagna è perché l'Europa ha instaurato il programma Erasmus, banalmente. Banalmente, se io decido di comprarmi una camicia in Spagna è perché ho l'euro e posso confrontare i prezzi. Allora, proprio far calare nella realtà di tutti i giorni che tu vivi nell'Europa, che non è un soggetto terzo che non si sa dove sta, cosa fa, che non fa. E questo è un problema tutto molto italiano. Quello che poi... Prego. Scusami. No, dico, lo si vede anche a livello di recepimento normativo, si parlava prima tra me e te. Noi abbiamo un grande problema perché siamo tra i paesi con più infrazioni all'adeguamento alla normativa in tutti i settori, in particolare sull'ambiente, quando secondo me noi siamo il paese che potrebbe vivere di una politica ambientale e industriale green seriamente. Ora con Recovery Fund e con la New Green Economy vediamo se riusciremo a fare di questa occasione l'occasione finale per voltarci e fare delle nostre particolarità la nostra economia reale. Però è difficile perché ci manca proprio, anche la stessa classe politica media non è abituata a pensare all'europea, sì. A parte l'Emilia-Romagna che ormai secondo me non è nemmeno è un pianeta a parte nel mondo. Sì, ma non è solo nel panorama italiano, cioè sono veramente europei, ma a livelli altissimi, hanno progettazione, programmazione, capacità di controllo. Però, voglio dire, ci si può arrivare. Non sono degli alieni, sono degli esseri umani e quindi ci si può arrivare. Sono italiani, quindi ci possono anche dare degli indirizzi. Infatti da 20 anni anche noi di Femmina TV, io personalmente, lavoriamo nella questione delle politiche europee e l'Emilia Romagna è sempre stata un passo avanti, ma sì. Già da appena si è cominciato a formare la nuova Costituzione, le nuove istituzioni europee, e questo nel corso di 20 anni ha creato veramente un gap tra quella regione e le nostre che cercano di stare dietro. Ora la questione, tu hai detto anche un'altra cosa importante: se compro una camicetta in Spagna, in realtà anche se io compro un qualsiasi prodotto in Italia, ci sono delle norme dei diritti dei consumatori, ad esempio, giusto per fare un esempio, io lo cito sempre, che ci tutelano i consumatori, i famosi 7 giorni per la restituzione, la tutela del consumatore nel senso anche più ampio, arriva non da un'iniziativa della legge italiana, ma da direttive europee che hanno imposto questo recepimento delle norme europee all'interno del nostro codice civile. Ora, questo è solo un esempio, in realtà molti sono quelli gli esempi di normative più attente, più larghe, più ampie e soprattutto più di garanzia del cittadino che sono state introdotte dall'Unione Europea in Italia che come Stato membro ha dovuto recepire. Lo stesso dicasi per le norme di diritto paritario. Se ci sono determinate regole, adesso non stiamo tutte qui ad elencarle, però di accesso delle donne al mondo del lavoro, al tentativo della parità di retribuzione, anche là c'è da lavorare ancora, all'accesso nella politica, all'accesso a determinati servizi, alla partecipazione della vita del nostro Stato e anche e soprattutto grazie alle direttive europee. Siamo però in una fase in cui ancora sentirsi cittadine italiane e sentirsi cittadine europee crea una differenza. Io quello che voglio chiederti, visto anche le tue esperienze di scambi all'interno dei progetti europei, come è avvenuto anche per me, c'è un mondo a parte, il mondo dei progetti dove tu vivi insieme ad altri paesi la realizzazione di questi progetti e senti come viene percepita la donna da un punto di vista professionale, culturale. Altrettanto, non dico che siamo nel Medioevo in Italia, però ci rendiamo conto che ancora in Italia c'è una differenza, c'è ancora da lavorare per poter colmare questo gap. Parlaci delle tue esperienze, Luigia. Guarda, io hai detto bene, quando scrivo i progetti e mi trovo a cercare i partner e poi a interagire con i partner,
È bellissimo perché è indifferente che io sia femmina, maschio, alto, basso, nero, giallo, blu. L'importante è che parliamo la stessa lingua e che ci capiamo sugli obiettivi che vogliamo realizzare. Quando poi i progetti vengono finanziati e quindi fisicamente c'è lo scambio, ti rendi conto che parli con delle persone già molto educate al rispetto, educate al diverso, educate all'altro. Poi torni a casa e bada, io lavoro in un'azienda dove la leadership femminile è stata, diciamo, è un progetto a parte e da quando è stata implementata l'azienda ha aumentato gli introiti. Sarà un caso? Io non credo, perché la responsabilità femminile in ruoli di leadership ha cambiato il modo di approcciarsi proprio. Però torni a casa e ti rendi conto, soprattutto nei nostri paesi ancora purtroppo del centro-sud, che fa la differenza se sei... C'è ancora, e quello che mi spaventa di più in questo momento, Raffaella, te lo dico, te lo confesso, è che c'è una ritrosia ad accettare che non importa che tu sia donna o uomo, l'importante è che tu abbia delle idee e che voglia sostenerle da parte delle donne e delle donne giovani. Le prime ad essere contrarie ad una leadership femminile molte volte sono le donne stesse. È come se stessimo tornando indietro nel dire quelle sono perdite di tempo, perché non fai delle cose serie come una famiglia, stai a casa, accudisci i figli, come se lì fosse il ruolo serio della donna. Io sinceramente sono mamma, sono cittadina, sono moglie, sono amica, cioè faccio tante cose, gestisco il mio io, ho tanti io come te e come tutti, e non ho mai pensato che una cosa fosse più importante dell'altra. Però mi rendo conto che c'è stata una specie di regresso culturale. E purtroppo io ho una figlia femmina di 14 anni e un ragazzo di 16 anni che assolutamente non hanno nessuna idea, nel senso quando sono usciti, hanno cominciato a frequentare le scuole, si sono resi conto che la parità non c'era. Per mio figlio, che sua sorella fosse sua sorella femmina, non era interessante, non era proprio un dato interessante, così come non è interessante se un suo amico è nero, giallo, blu, è un suo amico, punto. Certo. Però non è la media nei nostri paesi. Io vivo in un piccolo paese della costa e vedo che comunque c'è ancora una cosa semi-medievale. Tu dici, non siamo nel Medioevo, però c'è un Medioevo di ritorno, probabilmente dettato dalla crisi economica, ma tu sai meglio di me quanti sono tutti i giorni i casi di femminicidio, di violenze, ma anche verbali. Il body shaming, io ammiro moltissimo l'esposizione che ha avuto l'onorevole Boldrini, perché lei è stata la prima a portare alla ribalta tutto uno strisciante sessismo anche nei luoghi istituzionali che magari non saremmo mai venuti a sapere così approfonditamente. Ma anche il linguaggio, anche i modi di porsi. Ora, non è che uno deve dire siccome sei una donna sei perfetta per forza, però non è possibile neanche, siccome sei una donna devi stare zitta e basta. Cioè, né devi avere una forma, un compito, un ruolo, perché esatto, ti viene attribuito, te lo scegli tu il ruolo. Infatti hai anticipato la mia domanda, io ti chiedevo proprio se avevi notato, e il tuo punto di vista, come abbiamo fatto noi, questa regressione culturale, perché fondamentalmente l'Unione Europea dice vi aiutiamo, reprimiamo anche gli atteggiamenti che portano a una discriminazione, in questo caso basata sul sesso, ma fondamentalmente quello che dobbiamo cambiare è la cultura. Infatti in Italia, ma non soltanto in Italia, c'è una sorta di regresso che i sociologi dicono essere basato sull'incertezza. L'incertezza economica, l'incertezza sociale porta ad abbarbicarsi su delle sicurezze che in questo caso, per quanto riguarda le donne, sono la sicurezza di quello che la donna deve fare. Il suo compito è fare questo, fare figli, sposarsi, produrre, fa comodo anche se lavora, però sempre finalizzata a un'utilità che non è sua, personale, ma diciamo del nucleo, della mascolinità e quindi anche dei ruoli all'interno del lavoro. In questi giorni vediamo come negli stati esteri è normale, hanno parlato delle due chimiche che hanno ottenuto il Nobel, da noi si dice due donne. Due donne. In un altro giornale dicono la competizione tra un uomo e delle donne, tra un uomo, dicono il suo nome,
quindi danno autorità alla persona, allo scienziato, il resto sono solo delle donne, quindi non si sa che siano, sono delle donne. Anche il Nobel della letteratura è un'altra donna, però il nome si perde, o cosa ha fatto si perde. Esatto. È ancora una notizia. Ha introdotto anche un argomento, due argomenti insieme che ne formano un unico, quello delle fake news e quello dell'hate speech. Quindi la violenza verbale attraverso i social e le fake news che vengono veicolate appunto attraverso i social. Per quanto riguarda le fake news, noi parliamo d'Europa e quindi ci sono tanti stereotipi che vanno abbattuti dell'Europa, così anche come delle fake news legate spesso anche alle donne. Ma fondamentalmente la cosa più grave, quella che dicevi tu della Boldrini, è il fatto che l'hate speech, la violenza anche nei gruppi che creano quella sorta di, adesso mi sfugge il nome, di vendetta delle proprie ex o delle proprie amiche o comunque delle donne che si odiano nei gruppi di uomini dove vengono divulgate anche foto intime, è una forma di alibi che i social creano, perché dicevamo proprio l'altro giorno con Beatrice Covassi, che è esperta appunto del mondo informatico e soprattutto della sicurezza informatica, che ancora non si è compreso, lo si sta cominciando a comprendere grazie anche all'azione che ha fatto la Boldrini, cioè quella di tutelarsi nei luoghi, nei tribunali. Quello che si dice sui social non è un qualcosa che viene detto all'interno di una stanza tra due o tre persone, è come parlare nella pubblica piazza, è come rivolgersi a tutti, effettivamente è così. Quindi la realtà virtuale non è virtuale come intendevamo un tempo, cioè non reale, è reale e crea degli effetti. Il grande numero di suicidi che sono aumentati a causa di questi strumenti di odio e di violenza sono la causa. Ora, quello che vorrei chiederti è proprio in questo senso: secondo te, utilizzando tutti gli strumenti anche attraverso il Recovery Fund, riusciamo a creare qualcosa di alternativo? Cioè, si riesce a impattare diversamente? Una domanda più semplice, no? Io ti do la mia modestissima opinione. Secondo me dobbiamo, perché altrimenti anche tutte gli assi su cui si basa il Recovery Fund si basa anche sulla information technology di un paese. Ma questo perché? E non cito, voglio dire, una persona, cito le ultime parole del Papa. Bisogna fare attenzione a che la povertà culturale e quindi la tecnologia non impatti ulteriormente sulla povertà culturale. Quindi uno Stato si deve fare, secondo me, eticamente promotore di un nuovo modo di diffondere tecnologia, perché la tecnologia è uno strumento meraviglioso che permette a me e a te in questo momento di parlare a distanze siderali, perché non ci saremmo mai potute incontrare così spesso come invece possiamo fare, ma permette anche quello che hai appena citato, il body shaming, l'hating, eccetera. E, secondo me, il Recovery Fund è un'occasione da non perdere, proprio perché l'Europa ce lo impone e ci controllerà. Per fortuna ha dato dei binari molto stringenti. Io continuo a pensare, perdonami, dico una cosa vecchia, che passi dalla scuola. Tutto passa dall'educazione. E tutto passa sia l'uso delle tecnologie responsabili, sia il formare degli utenti responsabili, passa dalla scuola. Per quanto riguarda le donne, io ho questo pallino che il lavoro più grande deve essere fatto sulle madri, perché una madre è il primo cervello che impatta sui figli, e dal primo secondo che noi diventiamo madri, un padre diventa padre dopo il parto, quantomeno ci sono 9 mesi di distanza. Per cui se noi cominciamo a lavorare sulle mamme e a far prendere coscienza di questo grande potere che hanno, e ci lavoriamo con i nuovi strumenti tecnologici che ce lo permettono, probabilmente non perderemo questo treno. Se noi, secondo me, ti ripeto, con modesto parere di operaio dei fondi, mettiamola così, dell'Europa, se noi continuiamo a pensare che sono soldi o è un'occasione per rifare qualcosa che ci piaceva del passato e per farlo funzionare un po' meglio,
noi abbiamo sbagliato completamente l'approccio. Quello che volevo dire prima, quando parlavamo dell'Emilia-Romagna, che cosa fa, che cosa ha l'Emilia-Romagna che il resto d'Italia e poche altre parti d'Europa hanno così forte? Ha la rete. Tutte le volte che si muovono reti. Ha una storia cooperativa, ma non parlo della COP in quanto tale, proprio di cooperazione per raggiungere un risultato tutti insieme. Quindi cosa fa? Fa la squadra. E la squadra arriva sempre rispetto al singolo. È questo che noi dobbiamo mutuare ed è questo quello in cui io, non so te, ma io faccio tanta fatica, perché quando vai a parlare con gli enti, con i comuni, con le associazioni sul territorio, ognuno è molto geloso di quello che ha fatto e fa bene, nel senso che sono lotte, eccetera, e non vuole metterlo a fattor comune. E quindi andare, quello che si diceva prima di NED, io lo ripeto tante volte, un conto è se NED fosse stata una delle tante associazioni o think tank dell'Abruzzo. Un conto è che quando si muove il centro-sud. L'impatto è sicuramente diverso, le relazioni sono diverse, i talenti che trovi sono diversi. Ma questo è faticosissimo, almeno io trovo questa la cosa più faticosa da fare. E anche questo passa dalla scuola, passa dal modo con cui tu ti approcci in classe, con cui tu ti approcci al problema. Il problema non è mai un problema singolo, può essere complesso. La storia si interseca con la geografia con la matematica con la fisica. Cioè, se riusciamo a far passare dalla scuola la programmazione, secondo me formiamo il futuro per anche per i progetti europei, anche per i recovery fund. Cioè, io sono convinta di questo, questo è il grande discrimine e noi facciamo fatica. Una parentesi del tutto femminista, se guardiamo alle ultime regionali sono tutti maschi e anche un po' tutti sceriffi, tranne la vostra della Calabria, che però non rivendica questo ruolo, però comunque è una minoranza sparuta. Da Aosta a Reggio Calabria c'è stata un'analisi della presenza femminile e è ulteriormente diminuita. Ancora quindi, con difficoltà ci sono le ultime regioni che devono conquistare la doppia preferenza di genere per le elezioni. Già questo ci in porta Puglia, a sappiamo che in Puglia è dovuto intervenire lo Stato, in Calabria non lo so. Stiamo aspettando? Ecco, in Calabria stiamo aspettando delle sentenze per vedere se sarà così, ma le ultime elezioni ci sono state senza doppia preferenza di genere. Questo non comporta un aumento eccessivo delle donne all'interno dei consigli regionali, ma certamente comunque un aumento che possa garantire la presenza anche di un punto di vista diverso, perché spesso si pensa esatto, il femminile è il mondo femminile. No, il femminile è anche soltanto una testa differente, una discriminazione che non ci deve essere, che porta delle persone che sono donne a partecipare alla cosa pubblica e quindi a dare il proprio punto di vista, che non è, ripeto, esclusivamente femminile, perché poi altrimenti dovremmo conquistare ruoli come quelli della famiglia, della cultura o cose del genere. In realtà no, è un cervello uguale agli altri, quindi non che sia assolutamente femmina, però che viene discriminato in quanto femmina, quindi deve essere tutelato almeno per il momento. Voi quello che stavi almeno dicendo, in Italia, in Europa forse non stanno molto meglio, alcuni paesi sicuramente sì, e guarda caso sono quelli che hanno un welfare spaziale a cui tutti tenderemmo, tipo i paesi nordici. Ma leggevo l'altro giorno, dimmi. No, effettivamente è il welfare quello che aiuta soprattutto le donne ad essere un po' meno gravate dai pesi di cura della famiglia, di sostegno dei disabili e quant'altro, e quindi dedicarsi un po' di più alla partecipazione alla cosa pubblica, al lavoro e quindi a far progredire anche la propria società. Ma guarda, c'è un'analisi, ora non ricordo esattamente i numeri, quando siamo appena usciti dal lockdown, che c'erano, no, i part-time che si potevano riattivare, è stata fatta un'analisi di quante donne non sono rientrate al lavoro perché dovevano accudire figli e genitori anziani a casa, e quindi c'è stato un rientro al lavoro solo maschile. È un problema di testa e di organizzazione familiare, ma lo viviamo tutti i giorni. Il Covid l'ha messo in evidenza benissimo, almeno in Italia. Poi sarà un caso, ripeto, ma in quasi tutte le economie mondiali dove ci sono più donne le economie funzionano e hanno un riscatto, dall'Africa alla Svezia, esatto, per l'appunto. Per l'appunto, quindi magari è un occhio diverso, sicuramente non è un altro, è un altro modo di vedere le cose. Poi chiaramente qui stiamo generalizzando, perché
io conosco degli uomini molto femministi. Assolutamente. Sì, e ci conosco delle donne molto maschiliste, quindi poi sì, esatto. Cosa... Ed essere donna non vuol dire essere pronta alle politiche di genere, quindi ci vuole anche una consapevolezza che nasca, e come dicevi tu, soprattutto dalle ragazze. Tra l'altro, anche voi state sostenendo la nostra consulta delle ragazze, adesso cominceremo a muoverci anche in questo senso, perché se non crescono nella consapevolezza, poi da adulte non saranno quelle donne sensibili a combattere la discriminazione. Ora ti voglio fare l'ultima domanda, che è legata sempre a Ned. Abbiamo già cominciato, ci siamo conosciute appunto in questi incontri virtuali, e già ne hai accennato al valore della rete. Ora, Ned, come intende realizzare una rete anche femminile all'interno dello stesso think tank, della stessa, devo ripeterlo, rete, però secondo te che valore ha la possibilità di costituirsi, di creare una rete del meridione, soprattutto tra noi donne? Secondo me è fondamentale per lo sviluppo del centro-sud, perché se non si fa io lo ripeto, per me ormai è diventato una specie di mantra, se non mettiamo a fattor comune tutto quello che abbiamo imparato, ora tu non lo so, ma io sono dovuta andare fuori per poter sperimentare le mie competenze, sono rientrata da pochissimo in Abruzzo. In Abruzzo c'è anche in Calabria, non so, un dissanguamento di cervelli, di ragazzi che partono, vanno all'università e non tornano più, e le ragazze in primis, tornano molto meno le ragazze che i ragazzi. Allora, l'idea, io non dico che possiamo cambiare il sud e quindi riattivare politiche industriali, economiche, però possiamo fare la differenza nel rendere pubbliche le possibilità che ci sono, le informazioni, la condivisione. Voglio dire, se io e te stiamo parlando e ci viene in mente che magari potremmo attivarci sui nostri territori, tu conosci il tuo, io conosco il mio, abbiamo fatto doppio, piuttosto che io da sola e tu da sola. Quindi è l'idea proprio di interscambio di competenze e di potenzialità, di energie positive, perché qui siamo tutti con una famiglia, un lavoro, tutti i problemi quotidiani, non è che dici io sono nobile e ho 14 maggiordomi che mettono a posto casa a posto mio. Devo occuparmi di tutto, ma ho lo spazio, perché in gruppo ognuno ha un pezzetto. Se io dovessi sobbaccarmi tutto da sola non ce la farei, e quindi magari rinuncerei. La rete ti protegge, è anche una rete di protezione. In questo senso Ned è fondamentalmente interregionale, perché i territori sono incredibilmente uguali come problemi. Non è vero che sono così diversi. Saranno diversi i problemi della collina piuttosto che della costa, ma la costa subisce, come la collina, gli stessi problemi ambientali, economici, di spopolamento, di piccoli borghi che spariscono. Il sud ha un sacco di potenzialità, però ci vogliono un sacco di energie, ci vogliono un sacco di teste, prima di tutto, e poi un sacco di braccia. Allora, la rete in questo supplisce. Perché se io non trovo tanti abruzzesi che in questo momento si vogliono mettere in gioco, trovo tanti molisani, tanti calabresi, tanti pugliesi, tanti campani, e viceversa, capito? In questo senso è una rete di protezione. E Ned in questo è il braccio fondamentale di Ned, la rete. Quindi è nata come rete. Pensa che alcuni di noi non si sono mai visti in presenza e lavoriamo tutti i giorni. Quindi questo è... C'è uno dei cofondatori che dice: ma io poi alla fine non ti conosco perché non ti ho mai potuto abbracciare. E lavoriamo. Questa è una cosa importante, questo dell'abbraccio è anche importante, ci manca. Allora, Luigia, noi ti ringraziamo veramente tanto e lasciamo proprio con questo bel messaggio di forza che si crea non più con l'individualismo ma con la cooperazione. E ti invitiamo a tornare per far partire nuovi progetti. Anzi, abbiamo qualcosa in serbo, ma non anticipiamo nulla. Allora, ci aggiorniamo a presto, ti ringraziamo per essere stata con noi e veicoleremo il tuo messaggio attraverso l'etere per poter veramente cercare di fare un cambiamento. Ti ringraziamo ancora. Grazie mille. Ciao, grazie Raffaella, grazie, buona giornata, grazie. Ciao.